Signor Brusca, buonasera. Buonasera. Possiamo togliere il paravento? Lei è sempre disposto a continuare l'esame che è iniziato ieri, a rispondere alle domande del Sì, Pubblico sì. Ministero e a seguire quelle dei difensori, se ce la facciamo. Il Pubblico Ministero si può accomodare per l'esame. Grazie, Presidente. Allora, signor Brusca, ieri avevamo interrotto il suo esame nel momento in cui si stava trattando della realizzazione del bunker a Giambascio e dello spostamento del bambino dal Trapanese a Giambascio. Prima di riprendere dettagliatamente questa vicenda, vorrei avere alcuni chiarimenti in relazione all'ultimo periodo di cui avevamo parlato ieri, in particolare a questa permanenza di Matteo nel Trapanese, in particolare in questi due luoghi, questo che lei ha chiamato Fulgatore e nella casa di Genova Francesco. Lei ha parlato di una specie di, no, una specie di una riunione cui prese parte anche Mangano Antonino. Può essere un po' più preciso e riferire dettagliatamente qual è stato il ruolo del Mangano per quanto a sua conoscenza e il ruolo del Messina Denaro Matteo se ne è avuto? Messina Matteo Denaro o Messina Denaro Matteo, il ruolo fu, dopo aver avuto dei chiarimenti, nel mettersi a disposizione in quanto mi hanno lasciato da solo, si mise a disposizione a cercare posti di sua disponibilità, conoscenza, per mettersi a disposizione per gli accordi iniziali. Avete fatto degli appuntamenti con Matteo Messina Denaro? Abbiamo fatto appuntamenti per altri motivi. In quell'occasione poi abbiamo stabilito che lui avrebbe cercato dei posti dove poter custodire il piccolo Di Matteo. Questi appuntamenti dove sono avvenuti? A Partinico, da Giuseppe Lo Bianco, Chi è Giuseppe Lo Bianco? una persona, non uomo d'onore, una persona vicina a Vito Vitale, a Leonardo Vitale e di conseguenza a me e tutto il resto. Giuseppe Lo Bianco partecipava a queste discussioni? Partecipava, ma non ai discorsi, cioè era presente perché metteva a disposizione la casa, ma non partecipava a quello che discutevamo. Ho capito. Questo per quanto riguarda i suoi rapporti con Matteo. E Sì. Mangano, mi faccia capire bene, perché rientra nella vicenda Nino Mangano? Mangano, primo è perché è reggente del mandamento di Brancaccio, essendo che era persona libera, perché Bagarella latitante, Messina Denaro Matteo latitante, sotto disponibilità di Messina Matteo Denaro e di Bagarella, diede l'incarico a Mangano di interessarsi, prendendo contatto con Monticciolo, per andare a indicargli il posto che il Messina Matteo Denaro doveva procurare. Quindi diciamo che Mangano agiva come una sorta di longa manus di Bagarella. Ho Sì, è di Messina Matteo Denaro. capito. Quindi come elemento di contatto in questo senso. Sì. Va bene. Lei è in condizioni di dire se questa riunione di cui lei ha parlato, avvenuta a casa di Giuseppe Lo Bianco con Matteo Messina Denaro, sia avvenuta in occasione dello spostamento del bambino a Fulgatore, come ha detto lei, o da Genova o a Campobello di Mazara. Guardi, come primo spostamento, siccome non ho vissuto in prima persona e non ricordo preciso prima da Franco Genova o da Fulgatore, da Vito Mazzara, ma il primo contatto, o perlomeno quello che ricordo io, è che fu da andare a Fulgatore da Vito Mazzara, perché l'appuntamento se lo sono presi a Fulgatore. Fulgatore o purgatorio? Posizione, Presidente. Avvocato Giuseppe Va Oddo. bene, avvocato, sì. Il Pubblico Ministero dovrebbe Senta, girare lei la quando... domanda. Presidente, ieri è stato, non so quante volte ha ripetuto fulgatore. È vero, avvocato. Il Pubblico Ministero sta cercando di chiedere qualche altra cosa, ma Sì, non in quel Presidente, modo, dico, ovviamente. lei conosce un posto che si chiama purgatorio? Guardi, Fulgatore, c'è cioè, una pronuncia, ma per me è tutta un'unica cosa. Fulgatore per me è la stessa cosa. È provincia di Trapani. C'è una località, paese o frazione del Trapanese in provincia di Trapani. Senta,
Lei sa... Il pubblico ministero le ha chiesto qualcosa di diverso per la verità. No, io ho chiesto se conosce un posto che si chiama Purgatorio. Lei è mai stato in una contrada Purgatorio? No, io sono l'unico punto, o come Purgatorio. Purgatorio per me è questa. Per lei è Purgatorio in Purgatorio? Sì. Va bene. Oh, perfetto. Senta, in questo posto Purgatorio, che come dice lei, sì, c'era un... il bambino fu tenuto in quale casa? Nella casa, io non ci sono mai andato. Nella casa della disponibilità di Vito Mazzara. Di Vito Mazzara, sì. Benissimo. Andiamo un attimo, un ultimo passo indietro. Lei ha fatto cenno di questo intervento di Gallina Salvatore per il rinvenimento, per l'individuazione meglio, della casa del Genova. Sì. In questa casa c'erano dei latitanti? Sì, io avevo chiesto prima come al solito ospitalità per latitanti e c'era, e avendo trovato ospitalità c'era Bernardo Bommarito, Giuseppe Agrigento, Biagio Montalbano e a turno quando c'era di bisogno ci andava uno o l'altro. Sa se in questa casa altri latitanti in passato avevano trovato un rifugio? Guardi, io non so se era latitante, ma comunque forse latitante, una persona del luogo di Castellammare, cioè di Campobello di Mazzara, tale io lo chiamavo, o si sapeva che si chiamava tale Chané o una cosa del genere. Che tale? Chané, una cosa del genere, che poi venne arrestato. Che poi è stato arrestato, sì, successivamente. Senta, lei disse che questa casa fu trovata grazie all'intervento di Gallina. Gallina è uomo d'onore? Sì. Di quale famiglia? Carini. Carini come famiglia, Carini ricomprende solo uomini di Carini o vi sono uomini anche di altre zone lì vicine che fanno capo alla famiglia di Carini? No, Carini fa parte al mandamento di San Lorenzo. Sì. E lui appartiene alla famiglia di Carini, cioè paese di Carini. Villa Grazia di Carini c'è una famiglia? Non so se c'è famiglia, ma quella persona che c'è è appoggiata a Carini. Chi è quella persona? In questo momento non mi ricordo, comunque l'ho già fatto nome in altra occasione. Si chiama... Guardi, in questo momento non mi ricordo, comunque appena... Però già l'ho fatto il nome in altra occasione. Ecco, questa persona di cui non ricordo il nome, in questa individuazione di questa casa, ebbe qualche ruolo? No, che io sappia no. Io tramite Salvatore Gallina sapevo di questo. Con Gallina dove vi incontravate? Ma guarda, con Gallina ci incontravamo o a Carini nella sua proprietà o da Francesco di Piazza o a Partenico, dove si creava l'appuntamento. Va bene, allora poi semmai ci arriveremo dopo quando parleremo dei singoli imputati a questa storia. Quindi adesso possiamo un po' riprendere il discorso dove l'avevamo interrotto ieri. Si stava parlando di questo bunker che era stato realizzato con questo sistema elettroidraulico di apertura della botola d'accesso. Lei sa quando grosso modo il piccolo Di Matteo fu portato all'interno di questo bunker e chi ce lo portò? Dunque, a portarcelo fu Giuseppe Di Matteo e Giuseppe Monticciolo, credo Stefano Bommarito, Franco La Rosa, e non so se hanno adoperato anche a Agrigento Romualdo, figlio di Giuseppe, però non sono sicuro. Lo possono sapere sia il Monticciolo che mio fratello e mio cugino Stefano. Come mai lei viene il dubbio? Perché, ripeto, io non ero presente, ma siccome tutte quelle persone che ho menzionato erano tutte disponibili e quindi loro si organizzavano come meglio potevano. Va bene. Ma in questo caso credo che lei qualcosina in più dovrebbe saperla, visto che si trattava di mettere a parte alcune persone di un luogo che presumo dovesse rimanere per quanto possibile segreto. No, siccome Stefano Bommarito credo che lo conosceva, c'è il posto, Giuseppe Monticciolo lo conosceva, Romualdo Agrigento lo conosceva. Sta parlando di Giambascio? Di Giambascio. Mio fratello lo conosceva, Monticciolo Giuseppe lo conosceva, quindi non era questo il problema, erano tutte persone che conoscevano il posto. Quindi lei sta parlando solo di persone comunque che già sapevano che cosa c'era a Giambascio? Sì. E allora,
Può datare più o meno quando il bambino viene portato a Giambascio? Guardi, non posso essere preciso, però è durato 4, 5 mesi, 6 mesi, una cosa del genere. È durato un bel po' di tempo. Sta parlando di 4-5 mesi prima della... Possiamo darci un punto di riferimento a 10 giorni più, 10 giorni meno, 20 giorni più, 20 giorni meno, quando Chiodo subì una perquisizione a casa. A casa dove? A San Giuseppe Ato, nella propria abitazione. In paese? Sì. E allora, facciamo un piccolissimo passo indietro. Chi è che si occupava del bambino quando il bambino venne trasferito a Giambascio? Chiodo Vincenzo. Solo Chiodo? Chiodo Vincenzo e con Monticciolo che gli dava i soldi per comprare il vitto e quello che serviva. In questo periodo furono fatte come al solito riprese, sì, fotografie? Sì, tutto. Bigliettini, fotografie, riprese, tutto quello che c'era che serviva per avere contatti con il nonno. Ma dico, in questo periodo siamo a quasi 2 anni dal sequestro. Sì. Dico, nessun tipo di risposta voi avete avuto dai Di Matteo, nessun segnale, nessun... No, apertura. No, una risposta da parte del Di Matteo, ne abbiamo avuto qualcuna da parte del nonno, dicendo che lui non stava facendo niente di particolare, non stava andando oltre i limiti, questo è quello che ci diceva il nonno. E dice, ma invece di guardare me, perché non vanno a guardare il suo paesano, cioè al Di Maggio? E questa era una. Poi dice, spero di poterlo incontrare in qualche posto. Cioè, invece di andare a guardare, io l'ho capita, però se può essere un po' sì, più... Sì, cioè guardare me, quello che io stavo facendo, cioè guardare me di Matteo, cioè perché non vanno a guardare quello che sta facendo il suo paesano, cioè il Di Maggio. Cioè nel senso che aveva cominciato a collaborare con le autorità competenti, quindi perché si stanno accadendo su di me e non su Di Maggio. Quindi poi il ragionamento era quello, dice, perché gli uomini d'onore di San Giuseppe Iato se la pigliano con me di Altofonte, sì, e non con quello di San Giuseppe Iato che... Tra l'altro ha cominciato prima di Santino, insomma, sì, in parole. Sì, però lui non si rendeva conto che andava a confermare quello che diceva Di Maggio e nello stesso tempo stava accusando le persone di un crimine molto importante, più di quello che aveva detto Di Maggio, che era la strage di Capaci. Ho capito. Andiamo avanti. Volevo completare, sì, poi per dare una chiave di lettura. Poi il nonno ci faceva sapere sempre che sperava in qualche modo di darci qualche indicazione dove il figlio si potesse trovare. Una volta ci diceva a Firenze, una volta ci diceva a Roma, come so dire, ci dava speranza, quindi questa speranza continuavamo noi a poter ottenere per arrivare a qualche risultato. Cioè, nel senso che Giuseppe Di Matteo nonno, il nonno, sì, ci dava qualche speranza. Cioè vi faceva sapere che sarebbe stato disponibile a sì, vendere il figlio? Sì, signor, perfettamente. Ma non è strana una cosa di questo tipo? Dottor, a voi convinceva, dico, dottor, per carità. Dottor, noi oggi tutto sembra strano e tutto può sembrare inverosimile. Dobbiamo ragionare con la mente di un uomo d'onore, di un vecchio, una persona anziana, uno che tiene un nipote più del figlio, più di ogni cosa, e lui si sentiva responsabile di quello che il figlio aveva fatto, lo condannava, l'ha condannato pubblicamente, quindi sarà che magari per il mondo intero sarà sano, ma noi bene o male credevamo un po' a Giuseppe Di Matteo il nonno, anche se con le riserve, ma in qualche modo questa speranza ce la trasmetteva anche a noi. Cioè quindi, in qualche modo, ma queste indicazioni che vi dava Giuseppe Di Matteo, le avete mai verificate, se erano giuste, sbagliate, se era un modo per prendere tempo? No, non l'abbiamo mai potuto verificare, perché lui ogni volta diceva che quando si incontrava con il figlio, quelle poche volte che si è incontrato con il figlio, quando lo prendevano le forze di polizia, non so la protezione chi era, non gli facevano mai vedere dove andava, dove non andava, lo portavano a destra, a sinistra. L'unico indirizzo che una volta che ci diede fu Firenze o a Roma all'aeroporto, che si incontrò il cognato, il castellese,
o un'altra volta in un colloquio dice che gli ha dato un morso nell'orecchio con la speranza di poterlo fare rientrare o farlo risentire. Significa sto morso? Cioè nel momento in cui gli stava parlando nell'orecchio, forse non potendo fare altro nei confronti per il figlio o per la rabbia, credo che gli abbia dato qualche morso nell'orecchio per non potendo toccarlo, non poter fare nessuna reazione. L'unica reazione che ha potuto fare è dargli questo morso nell'orecchio. Quindi questo... fu Giuseppe Di Matteo a mordere Mario Santo Di Matteo. Il figlio, sì. Ho capito, va bene. Senta, l'ultimo contatto con il nonno, si ricorda quando risale? L'ultimo contatto con il nonno risale dopo che Giuseppe Di Matteo era già morto. Mi incontro con Salvatore Gallina e chiedeva, perché Salvatore Gallina non sapeva che il bimbo era già finito, e chiedeva notizie perché il nonno ci andava per avere qualche notizia. A un dato punto io a Salvatore Gallina gli ho detto: Totò, guarda che non c'è più niente da fare. A che, siccome Salvatore Gallina è uno di quelli, senza insistere, era per il ritorno del bambino, perché anche lui lo conosceva come me, anche lui l'aveva ospitato a casa, lo conosceva benissimo, periodo estivo, però non poteva parlare neanche lui in quanto uomo d'onore, e capiva perché avevamo fatto quel gesto, però quando poteva mi diceva, vediamo se lo possiamo far ritornare. E io gli davo speranze anche a Salvatore Gallina per dire, se otteniamo qualche cosa lo facciamo. Quando gli dico che non c'era più il bambino, Salvatore Gallina disse, cioè, che Dio ci aiuti. E gli ho risposto io, che Dio ci aiuti, perché sapevamo benissimo quello che era successo e cosa aveva fatto io, non Salvatore Gallina. Salvatore Gallina disse che Dio ci aiuti quando gli dà la notizia che Giuseppe non c'era più. Va bene, andiamo un po' indietro allora. Parliamo di quest'ultima fase, credo sia l'ultima permanenza del bambino a Giambascio, no? Sì. Ecco, ha detto che se ne occupava Chiodo, e arrivato a un certo punto Chiodo ha detto che ha subito una perquisizione a casa. Sì. Cosa è successo a questo punto? È successo che viene Monticciolo a trovarmi e mi dice quello che era successo. Dove si trovava lei all'epoca? Io mi trovavo a Partenico. Da chi? E credo che questa riunione fu da Giuseppe Lobianco. Sì. Da Giuseppe Lobianco o in qualche altro posto, comunque era a Partenico. A che mi dice quanto era successo, a che dico, mi faccio spiegare bene la situazione e gli do ordine di come comportarsi. Però nel frattempo mi dice che potevano sostituire il Chiodo Vincenzo con una persona che loro avevano a disposizione, in quanto mio fratello, il Chiodo stesso, il Monticciolo, il Chiodo, lo trattavano nella zona, cioè incontrato da Giammascio, che l'avevano vicino, l'avevano avvicinato, e si era messo a disposizione per darci qualche mano d'aiuto nella latitanza a mio fratello Enzo. A che dice, io gli dico a Giuseppe Monticciolo, dico, con chi lo possiamo sostituire? Dico, una persona pulita, una persona al di sopra di ogni sospetto. A che dice, no, io con tuo fratello Enzo ci abbiamo parlato, dice che possiamo dare l'incarico a un tale Foma, che io non credo di non, anche se siamo paesani, ma non me lo ricordo, tranne che se non lo vedo e lo posso riconoscere. A che gli dico, ma siete sicuri di quello che state facendo? Dice, stai tranquillissimo, dice che con tuo fratello ci abbiamo discusso della situazione, abbiamo valutato la situazione, dice, e non ci sono problemi. A che gli dico di fare in modo una carta d'affitto o un compromesso, tipo che il terreno se lo stiano vendendo, cioè in maniera da togliere a Chiodo sotto ogni responsabilità, o se succedeva qualche cosa il Chiodo non era responsabile di niente. Quindi mi faccia capire, il terreno era intestato a Chiodo? A Chiodo, sì.
E siccome noi pensavamo un controllo bancario, un controllo del patrimonio, nel senso che cominciando a cercare il chiodo sotto ogni punto di vista, nel senso che avevo eseguito questa perquisizione, dico, può darsi che vanno a trovare il terreno, vanno a fare qualche perquisizione, arrivano là, trovano la casa, e trovando la casa possono fare qualche perquisizione, cioè si rischiava in qualche modo di scoprire il tutto. A che gli ho detto di cominciare a toglierle da intestato, da tutto, tutto quello che poteva riportare in contrada Giammascio. Non so se sono stato chiaro. Ho capito, quindi si pensò anche di fare un compromesso, un atto di affitto del terreno. Perfetto. In favore del FOMA, in maniera tale da eliminare ogni riconducibilità del terreno, del luogo col chiodo, che voi ritenevate sotto il controllo delle forze di polizia. Perfetto. Perfetto, benissimo. Andato punto, dico, vabbè, se voi siete tranquilli, siete sereni, quello che state facendo, mi raccomando, andate con le cautele e fate questi passi. Anche se io ero contrario, ma di un lato non avevo chi affidarmi, di un altro lato loro me ne parlavano bene, si sentivano sicuri. L'avevano già provato per i fatti suoi, provato nel senso la latitanza, il vitto, qualche piccolo favore che gli faceva. Gli dico prima di dargli la confidenza, affrontate l'argomento per vedere se la sente o non se la sente. Dice, no, già l'abbiamo fatto. Ok, se già avete affrontato l'argomento, vedete come è meglio consegnarci tutto il da fare o quello che c'era da fare. So che hanno fatto questo cambio, ma questo ragazzo, quando si trovava davanti alla situazione, credo che non ha resistito, non so, una settimana, 8 giorni, 6 giorni, non so, comunque è durato pochissimo. Non si sentì più di andare avanti. Senta, mi scusi, lei come lo sa che il FOMA si occupò del bambino? Perché l'avevamo stabilito, me l'ha detto Monticciolo, in quanto d'accordo con me, d'accordo con il mio fratello. Sì. In quanto si è occupato, essendo che gli avevamo consegnato l'occupazione del bambino, a un dato punto dice che non si sentì più di andare avanti e ha voluto... cioè togliersi di peso questo fatto. Quindi il FOMA si è tirato indietro? Si è tirato indietro. E chi se ne è occupato dopo il FOMA? Dopodiché, siccome nel frattempo c'era stata la possibilità di controllare il chiodo, nel senso che vedevamo se era controllato, se era pedinato, tutta questa attività non all'apparenza non c'era. E poi gli ho detto con Giuseppe Monticciolo, dire, vabbè, pazienza, se come va, rischiamo. E gli do ordine di mollare il chiodo totale, nel senso di non avvicinarlo più, quasi si vedeva in mezzo alla strada, di non salutarlo, cioè proprio a togliere ogni dubbio. Però quando si dovevano vedere la sera, di notte, o lo andava a trovare in campagna, cioè a Giammascio, dove nessuno li poteva vedere, in maniera da essere molto tutelati e controllare e stare più riservati possibile. E questo durò fino al giorno delle scimmie. Cosa successe quel giorno, Brusco? Quel giorno successe che mi venne a trovare Monticciolo Giuseppe. Io mi trovavo in contrada a Borgetto, nella casa di Baldinucci Giuseppe. Da quanto tempo stava nella casa di Baldinucci Giuseppe? Io stavo dalla casa di Baldinucci Giuseppe da quando sul Mediterraneo uscì la falsa notizia del pentimento di Antonino Mangano, a che mi preoccupai che poteva dare indicazione dove io abitavo. Cioè, dove abitava lì? In contrada Molara, da Patallaro a Giuseppe. A Borgo Molara? A Borgo Molara. Ok, io da quel momento in poi ho preso le mie precauzioni, non ho dormito più in quella casa. Invece poi ho saputo che il collaborante c'era, non era il Mangano, ma bensì il Tony Calvaruso. Perché Tony Calvaruso aveva dato l'indicazione giusta, in quanto poteva sapere
o sospettare che io abitasse in quella casa. Anche io da quel momento in poi non abitai più in, a Borgo Molara e trovai ospitalità da Baldinucci. Sua moglie si era trasferita con lei da Baldinucci o era rimasta ancora a Borgo Molara? Mia moglie, era successo che siccome io già me ne ero andato, poi gli avevo detto di stare molto attenta a ogni movimento, chissà, vedevo qualcosa di strano, e mentre si trovava fuori vede un elicottero dei carabinieri o delle forze di polizia che si sofferma sulla casa, e appena mia moglie si vede questo elicottero che si blocca sulla casa, si insospettisce e mi fa sapere tramite Ignazio Traina che c'era qualche cosa che non andava. A che io, siccome il sospetto c'era, meglio prevenire che curare, ho fatto prendere mia moglie e l'ho fatto venire da Baldinucci. Però la sera, poi l'indomani mattina, c'è stato il blitz, ma non ho trovato né me né mia moglie. Credo che abbiano trovato dei documenti riconducibili a mia moglie. Va bene, quindi andiamo invece a quello che è avvenuto il pomeriggio precedente. Allora, viene a trovarmi, come di solito veniva a trovarmi per tutti i problemi, Monticciolo Giuseppe, e mi viene, come al solito parlavamo di problemi in paese, di quello che c'era da fare, problemi personali, e se non ricordo male abbiamo parlato anche di quegli appunti che gli sono stati trovati in tasca al Monticciolo Giuseppe al momento del suo arresto. A un certo punto mi comincia ad con ansia a spingere, nel senso che si sentiva controllato dalle forze di polizia, si sentiva pedinato, si sentiva preoccupato, e avevamo questo problema del Giuseppe e di Matteo, e mi diceva preoccupato, cioè, usciamocene, perché più di una volta il Monticciolo mi aveva detto di uscircene come tanti altri per le difficoltà che ogni volta trovavamo. Quando lei intende di uscircene, cioè posto, di uccidere sì, il bambino, sì. Quindi anche quando ieri lei ha fatto riferimento a Graviano, a Massina Denaro, sì, che dicevano, sì, si intendeva dire che lo volevano uccidere, sì. Sì. Stessa cosa, qualche volta me lo disse Monticciolo, ma sempre per le difficoltà che incontravamo e per il risultato che non mai potevamo ottenere. A che questo fatto durò 10 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti, e dico vediamo, stiamo attenti, controlliamo, però usciamocene, non è più possibile, mi sono preoccupato, mi spavento. Ma mentre che noi parlavamo di questo fatto, alla presenza di mia e di Monticciolo Giuseppe c'era Vitale Vito, che Vitale Vito per coincidenza, perché non era coinvolto, perché di solito ogni volta che parlavamo dei nostri fatti Vitale Vito si alzava e se ne andava. Quella volta, siccome io non avevo niente da nascondere, dicevo siedi, donne, che problema ci sono? Però non pensavo che dovevamo andare a finire a questo argomento. A che, ripeto, dopo l'ansia del Monticciolo e io pure come lui a condividere questi problemi per questa persecuzione da parte delle forze di polizia, ripeto, lui mi fece notare che si sentiva braccato, si sentiva preoccupato e si preoccupava che venissimo scoperti da questo, cioè dal sequestro del Di Matteo. Mentre che noi parlavamo avevamo la televisione accesa. Si ricorda che ora era? Guardi, erano le telegiornali delle ore 20, sì. Quindi il primo telegiornale della sera era del G1, mentre danno le notizie di quella giornata, di quello che era avvenuto nel campo nazionale, danno la notizia che io avevo preso l'ergastolo per l'omicidio di Ignazio Salvo, io, Luca Bagarella e tanti altri. Quando poi riprese l'argomento e diede la notizia più chiara,
come erano andati i fatti di quel processo e di quella condanna all'ergastolo mia e di tutti gli altri, e siccome ero già nervoso, cioè agitato per le discussioni che avevo avuto con il Monticciò, senza riflessione, con un attimo di impulsività, senza discutere come ho fatto con altri fatti precedentemente, gli ho detto a Giuseppe Monticciolo di uscirsene, quindi tutta la responsabilità mia e di nessun altro, dicendogli vattene e vai a sistemare queste cose, cioè nel senso che vai e lo vai a uccidere. Gli avevo detto Monticciolo Giuseppe di non coinvolgere il chiodo, e se c'era bisogno ci andavo io. Il Vitale Vito, visto e considerato quello che stavamo discutendo, alla presenza di me di Monticciolo, si è messo a disposizione per dire se c'è bisogno vengo pure io. A chi è Monticciolo dice no, no, cioè, me la spiego io. Se ne andò, è andato a fare quello che ha fatto. Aveva dato anche disposizioni sulle modalità esecutive del delitto Bruscolini? E guardi, io le disponibilità che avevo dato erano, siccome come già è noto per altri fatti, noi adoperavamo l'acido per sciogliere alcuni cadaveri, e siccome ogni volta a me che mi capitava di poter trovare questo materiale, io andavo sempre alla ricerca, ed era come trovare un fucile, una pistola, quindi, perché sempre un'arma era. A un dato punto io trovo due fustini d'acido che mi aveva fatto avere Vittorio Mangano, però che non sapeva di cosa io ne dovevo fare, cioè mi ha fatto avere questo materiale. Certo, io... non le servivano per lucidare l'argento, secondo no? Sì, quello per sciogliere, per lavorare. Direi che il pubblico ministero, presidente, gradirei che il pubblico ministero evitasse questo tipo di commento. Dico, signor Brusca, vuole essere più preciso, che significa che Vittorio Mangano non sapeva che cosa serviva? Non sapeva che cosa serviva per Giuseppe Di Matteo, però che serviva per sciogliere i cadaveri lo sapeva. Ecco, grazie. Cioè, questo è il mio punto. Non, cioè, se, mi servivano per sciogliere i cadaveri nell'acido, perché sapevamo che cosa serviva. Non sapeva per... né per Giuseppe Di Matteo e neanche per il dottore Antonino Di Caro. Avvocato Marasà, la prossima volta eviti questi commenti, è un problema del pubblico ministero questo, non suo. Non è problema suo come conduce l'interrogatore il pubblico ministero. Il pubblico ministero deve porre domande sui fatti, non faccia domande suggestive, il resto è affare suo. Giusto? No, presidente, mi consente. Il pubblico ministero deve porre domande su fatti. È sul fatto. E no, quando fa il commento può essere o una domanda suggestiva. E siccome domanda suggestiva non è solo affare del pubblico ministero. Non è affare a lei del non pubblico interessa, presidente. Comunque. È affare di tutti, perché se qua cominciamo a fare battute sulle dichiarazioni dei collaboranti, non ce ne usciamo più e possiamo fare anch'io, sono capace di fare battute. Quando sarà il suo turno, se sono utili le battute le accettiamo. Ma se io non credo utili, che questo del pubblico ministero era utile. Va bene, avvocato, d'accordo. Perché era nient'altro che una domanda suggestiva. Bene, ne chiederà la non utilizzazione. Ma non utilizzo. Andiamo avanti, pubblico ministero. Va bene, quindi dico, lei aveva la disponibilità di questo acido, ma ha fatto cenno pure al dottor Di Caro? Sì. Perché io questi due fustini di acido di 50 kg ciascuno, uno l'abbiamo adoperato per Antonio Di Caro e l'altro è rimasto lì disponibile. Dov'era quest'acido? Dov'era occultato? A Giardinello. In quali case? In la casa di chi? Di Francesco Di Piazza. Un dato punto, quando mi incontravo con Giuseppe Monticciolo, più di una volta gli ho detto di prendersi questo materiale e farlo portare e portarselo a Giambascio. A Giambascio, in eventualità di qualche evento che ci serviva, lo potevamo adoperare. E non era previsto per Giuseppe Di Matteo, perché noi avevamo in
Quindi diciamo, scusi, lei lo voleva portare a Giambascio come tutte le armi che c'erano lì? Sì, come a disposizione a nostra disposizione. Senza uno scopo ben preciso? Uno scopo ben preciso, glielo spiego subito qual era lo scopo. Come già ho dichiarato in altri fatti, io avevo cominciato un certo attacco nei confronti del Di Maggio, cominciando con Reda, a cominciare con Palazzolo detto 31, e in previsione c'erano altri obiettivi. E quindi, siccome il primo, il Palazzolo fu, non so come lo hanno sistemato, pensando che potevamo qualche altro obiettivo di poterlo adoperare per questo di qua. A un dato punto il Monticciolo non se lo portò mai e incontrandomi con Prainito Salvatore, gli chiese la cortesia di portarlo lui nelle case di campagna di suo padre in attesa che il Monticciolo se lo andasse a prendere. Mi scusi, chi è questo Prainito Salvatore? Era una persona che mi aiutò nella mia latitanza nel periodo che mi trovavo a Borgetto, cioè dopo l'arresto, cioè dopo che io sono uscito da Molara, da quel momento in poi. E come l'aveva conosciuto questo Prainito? Tramite Vito Vitale, tramite Vito Vitale e basta. E poi tutto il resto, cioè tramite mio fratello, i Baldinucci, tramite queste persone, io prima non lo conoscevo. Questo Baldinucci questo Prainito aveva rapporti con Baldinucci? Zio e nipote. Zio e nipote. Aveva un soprannome questo Prainito? No, io che sappia no, almeno io non lo so, poi non lo so. Vabbè, lei non lo sa. Allora andiamo avanti, per cui lei aveva detto, aveva chiesto a questo Prainito di andare a recuperare quest'acido, mi pare di capire. Da Francesco di Piazza. E portarlo dove? Compagna del padre, incontrata da buon marito, dal padre di Prainito. Ho capito, ed era un posto chiuso, abbandonato, come avrebbe fatto Monticciolo? Guardi, io non ci sono mai andato, sapevo che erano un caseggiato di campagna, il Monticciolo sapeva benissimo che ci aveva andato altre volte, conosceva benissimo il padre di Prainito Salvatore o i familiari, e quindi sapeva che c'era questo bidone d'acido e solo doveva andare a ritirarlo. E allora, torniamo al pomeriggio dell'11 gennaio, perché la sentenza Sallo viene messa l'11 gennaio del 95, la sentenza per l'omicidio Sallo, del 96. Volevo concludere sì. Questo fatto, volevo concludere perché ho letto la dichiarazione di Monticciolo nel mandato di cattura e accusa il Prainito Salvatore di aver procurato questo acido e sapendo per che cosa serviva. Non è vero nella maniera più categorica, in quanto Prainito non ha procurato acido, non sapeva a che cosa serviva e credo neanche sapesse che cosa era dentro il fustino. Ho concluso su questo argomento. Sì. Senta, Prainito che non sapesse che cosa ci fosse dentro il fustino, come fa a dirlo lei? Dico... No, era sapeva che c'era un materiale lì, però non sapeva che poteva essere acido per sciogliere i cadaveri, che non gli avevamo dato, almeno io non gli ho dato questa confidenza. Era un materiale che doveva far avere Giuseppe Monticciolo che gli serviva. Prainito sapeva che si trattava di qualcosa di illecito comunque. Una cosa di stare attento, ma non di grande rischio. Non era una pistola, non era un fucile che ci voleva portare. Era un materiale che bene o male se li trovavamo poteva dare una giustificazione qualunque. Ove avesse saputo di che cosa si trattava. Perfetto. Va bene, allora andiamo avanti. Cosa succede allora l'11? Lei dice a Monticciolo di andare a fare, o meglio, dà la disposizione al Monticciolo di andare a uccidere il bambino. Monticciolo che fa, per quello che sa lei? Monticciolo se ne va. E so che doveva andare a commettere il crimine. Lido ordina che non doveva mischiare il chiodo, perché non volevo che il chiodo sapesse di questo fatto, che doveva rimanere molto stretto e intimo questo argomento.
Invece poi, quando l'indomani mi sono visto con il Monticciolo, mi ha detto come sono andati fatti, quello che hanno fatto, e che aveva coinvolto il chiodo nell'osso angolare il Giuseppe Di Matteo. Signor Brusca, lei dice con Monticciolo di non coinvolgere il chiodo che era lì a Giambascio. Sì. E chi doveva portarsi il Monticciolo? C'era il vitale, non ci doveva. Ah, quindi suo fratello. Ma mio fratello Enzo e lui. Loro due dovevano farlo. Ma suo fratello era a Giambascio? No, non so dove si trovava, non era a Giambascio, ma lo dove andava a prendere per dargli una mano d'aiuto per portare a termine il crimine. Quando ha saputo come sono andati i fatti? L'indomani, quando io mi andai a chiamare a Monticciolo perché gli dovevo dare un altro incarico, o perlomeno già ne avevamo accennato, però era da completare, e l'indomani quando io mi vedo con il Monticciolo per altri fatti, mi raccontò come sono andati i fatti. Cioè, come sono andati? Secondo il racconto del Monticciolo. Che è arrivato, è andato a prendere mio fratello Enzo, l'ha portato a Giambascio. Le disse dove era suo fratello Enzo? Non mi ricordo, mi si trovava in un altro posto, però non era a Giambascio. Non lo so, era un altro posto che non mi ricordo dove si trovava, dove non si trovava. Comunque non era a Giambascio. Vabbè. Andò a prendere, organizzò il tutto e coinvolse il chiodo. Anche gli dico, ma perché hai coinvolto a quello? E come al solito, siccome per quello che io conosco, e poi ho cominciato a conoscere il Monticciolo, che è un po' di spavalderia, ce l'ha, mi disse, non ti preoccupare, dice, me la spiego io, cioè, non ci sono problemi, dice, ce la tiene la carica, ce la tiene la botta, dice, non ci sono problemi. Cioè, poi come facevo a mandarlo via? Cioè, secondo me facevo, come ti avevo detto, trovo una scusa, che lo dovevamo trasportare, prendi la scusa, ci potevi dire benissimo pure senti allontanati per un giorno, qua non ci venire, perché lo poteva benissimo fare. Comunque, ce l'hai fatto, non ne parliamo più. Non dicevo, le disse che fu... Quali furono le modalità utilizzate per l'omicidio? No, le modalità come l'hanno fatto non l'hanno detto, anche perché non l'ho voluto sapere. Cioè, quando mi ha detto che era tutto a posto, se non ne parliamo più non voglio sapere più niente. Ma perché ha dato questo ordine di uso? Dottor Sabella, gliel'ho detto, se io avevo avuto un momento di più riflessione, calma e poter ragionare come ho fatto in tanti altri crimini, forse oggi sarebbe molto facile dire forse, una speranza su 1.000, su 1.000.000, può darsi che sarebbe vivo. Dottor Sabella, oggi qualsiasi giustificazione sarebbe assurda. L'ho fatto, mi prendo le mie responsabilità, ma vi giuro che non, in quel momento non ci ho ragionato, ho ragionato di impulsività. Ma ragionato di impulsività, mi faccia capire, perché da quella che è stata la sua deposizione fino ad ora, la possibilità di una soppressione del bambino mi pare che non fosse un evento così fuori luogo, visto che lei stessa ha detto che Graviano diceva liberiamocene, Matteo Messina Denaro diceva liberiamocene, Bagarella ad un certo punto comincia a dire liberiamocene, Monticciolo pressava perché ve ne liberaste. Quindi, dottor Sabella, una delle più, per non entrare nel vittimismo, per non entrare, Monticciolo dopo pochi giorni venne arrestato. Sì. Cominciò a collaborare, fece ritrovare un arsenale nello stesso posto, quindi può darsi che poteva fare trovare anche il bambino, quindi questa è una su 1.000 ipotesi, quindi se duravamo oltre 8, 10, 15 giorni, 11 giorni, una speranza su 1.000.000 c'era, può darsi che Dio ci avrebbe messo la mano e non sarebbe successo, cioè questo vuole dire, ripeto, dottore Sabella, io tutto quello che posso dire oggi,
farei la figura dell'ipocrita per dire no, lo volevo fare, ho avuto questo, volevo fare quell'altro. Se ci credo, non se ci credo, io davanti a Dio posso dire che con la calma poi ho avuto delle riflessioni, ripensamenti, per dire che avevo commesso uno sbaglio, però non potevo fare più niente. E se io oggi guardi, se sono qua, in particolar modo non potendo trovare nessuna soluzione proprio per Giuseppe Di Matteo e anche per tutto il resto. Cioè mi fa capire un po' meglio. Dottor Sabella, se io oggi sono qua... sono qua, dice, a rendere dichiarazione. A rendere dichiarazione e prendermi le mie responsabilità, trovando il coraggio di affrontare l'argomento, guardare la Corte con forza e con tranquillità, di raccontare i fatti, cioè è l'unica cosa che io potevo fare per rendere omaggio o un senso di rispetto, non riesco a trovare le parole giuste. Quindi se io oggi sto facendo questo passo, ho fatto questo passo, è l'unico modo in cui potevo sentirmi in obbligo verso la vita umana, verso la giustizia, solo in questo modo. Capisco che Giuseppe non potrà mai più tornare, però può darsi che può servire magari a qualche altro per qualche riflessione. Io spero di dare un contributo sotto il profilo umano in qualsiasi modo. Nello stesso tempo voglio aggiungere che mi dà enorme fastidio o mi disturba quando altri uomini d'onore che giustificano la loro collaborazione scaricando la colpa a Giuseppe Di Matteo, che fanno i passi perché per questo orrendo omicidio non hanno la forza di rendere, cioè di prendersi le sue responsabilità, passarsi la mano sulla coscienza. Vabbè, signor Bruce, questi sono discorsi che... No, è un fatto che mi dà fastidio, nel senso, l'ho commesso io, l'ho fatto io, ognuno si prende le proprie responsabilità. Cioè, lo stesso che lo nominano mi dà fastidio quando hanno commesso dei crimini più grossi o meno grossi di quelli che ho fatto io. Vabbè, il crimine è sempre un crimine, poi chiaramente ci sono quelli che più o meno colpiscono. E andiamo un po' avanti. Dopo l'omicidio del bambino, lei delle modalità di distruggimento del cadavere, diciamo che me l'avrà intuita, no? Sì, gliel'avevo detto, ci di adoperare l'acido per uscirci dal tetto, più che altro per togliere la prova, cioè non scomparire, non se ne parlare più. Successivamente lei chi informò del fatto che il bambino era stato ucciso? Solo Salvatore Gallino, per quel racconto che ho fatto. E poi mio fratello Enzo. Quelli lo sapevano, avevano partecipato. A Matteo Messina Denaro fece sapere qualcosa? Sì, poi a distanza di tempo, quando io fui ospite, quando fui ospite a Erice per un periodo di tempo, parlando con Enzo Sinacori e con Messina Matteo Denaro, per dire, cioè io sono rimasto il mostro e tutti siete rimasti brave persone, tranquille, serene, e gliel'ho detto in faccia, che magari gliel'ho mandato a dire. E questo è stato... Quale fu la reazione di... del Messina Denaro? Mi ha guardato in faccia, ha detto delle parole che non voglio ripetere. C'è un motivo specifico per cui non voglio ripetere? Dottor Sabella, sono cose... Io chiedo scusa alla Corte, non me la sento di dirla. Lei il resto è imputato per fare quello che vuole. No, anche se sarei stato in qualsiasi posizione. Sono particolari, anche perché non voglio dimostrare che mi voglio discolpare o dare la colpa a chi che sia. Va bene, noi cambiamo completamente, o meglio, non cambiamo completamente argomento, nel senso che cambiamo argomento, perché ieri io l'avevo chiesto quali erano le strategie di Cosa Nostra di attacco ai collaboratori.
e avevamo parlato di queste strategie d'attacco sul piano fisico ai collaboratori. Ora vorrei cambiare solo prospettiva. Sono state elaborate delle strategie di attacco ai collaboratori, alle dichiarazioni dei collaboratori sul piano invece giuridico, sul piano processuale? Guardi, sul piano processuale i miei ricordi erano di cominciare, visto che con questi termini non si riusciva ad ottenere nulla, si stava cominciando così a pensare di cominciare ad attaccare i collaboranti su, per esempio, su qualche falsità che uno magari conosceva o su qualche dichiarazione che non aveva fatto. Cioè, come so dire, ad operare la penna, cioè lo stesso metodo che lo Stato adoperava contro il mafioso, contro Cosa Nostra, cioè cominciare ad operare lo stesso sistema per ottenere qualche risultato. Cioè mettere in difficoltà sul piano probatorio il collaborante o il dichiarante o la persona che rendeva spontanea dichiarazione. Signor Brusca, lei conosce l'articolo 192, comma terzo, codice penale? Ma così solo per motivi di cronaca. Cioè, in che senso lo conosce? In che termine lo conosce? Da un periodo a questa parte che il giornale, televisione, politici ne parlano. Conosce la norma che consente il riscontro cosiddetto incrociato alle dichiarazioni dei collaboratori? La conosco perché io sono stato accusato da vari collaboranti, quindi quando c'era qualche collaboratore, c'era solo una dichiarazione, non venivo accusato. Quando c'era più di una collaborazione avevo il procedimento, cioè il provvedimento che veniva nei miei confronti. Ha mai pensato di sfruttare questa norma a vantaggio di Cosa Nostra, comunque a vantaggio di imputati di Cosa Nostra? Guardi, io con quelli che sono i miei ricordi avevo organizzato una cartella clinica. No, lasciamo stare la cartella clinica, un altro discorso, dico, soprattutto all'inizio, ne abbiamo fatto cenno ieri, all'inizio della sua collaborazione. Alla mia collaborazione io, ripeto, avevo cominciato a modo mio con la verità, perché spesse volte mi hanno detto che io bugie contro bugie, io ho detto la verità, però c'era, ancorandola a qualche bugia per screditare i cosiddetti collaboranti. Quindi andavo io con la verità rischiandola di bruciare. Tipo, lei vede il verbale del 26 luglio, come l'avevo organizzato. Cioè, me lo spiega? Che in base alle mie conoscenze, che conoscevo dirette, fu proprio nel caso del processo Andreotti, l'avevo organizzato in modo tale da andare a contrasto con Di Maggio per avere un buon esito verso Cosa Nostra, cioè verso i detenuti che erano accusati da Di Maggio, quindi screditarlo per farlo cadere in contraddizione. E volevo utilizzare a questo fine, lei aveva raccontato le bugie? No, credo di essere stato chiaro, ho raccontato verità ancorandolo, cioè costruendola a modo mio, negando che il senatore Andreotti avesse contatto con i cugini Salvo, quindi tagliare questo filo in modo da dire che il famoso incontro tra Rini e Andreotti non c'era. Poi volevo organizzare, come ho spiegato ieri, Di Maggio che non aveva accusato l'amico suo Maniscalco Giuseppe nell'attentato alla dottoressa Pucci, indicando il confezionamento della bomba nella casa di Scamato Salvatore e non nella casa di Maniscalco Giuseppe, negando la prevenienza dell'esplosivo. Quindi questi erano i due punti, i due processi importanti dove poteva avere una risonanza, un eco di notevole spessore per richiamare l'attenzione pubblica, nazionale, per mettere in difficoltà Di Maggio, perché erano l'unici mezzi che io
avevo per poter... Sì, questo l'ho capito, in realtà non era questo il significato della mia domanda, comunque è stato chiaro, è stato anticipato una domanda che l'avrei fatto di lì a poco. Io volevo sapere se lei ha mai pensato al discorso dei riscontri incrociati, delle dichiarazioni di due collaboratori, ovvero la vicenda per esempio per quanto riguarda il duplice omicidio Giammona Saporito. Sì. Come l'aveva costruita lei? Io l'avevo costruito che parlando con mio fratello Enzo Salvatore all'aula bunker di Palermo, parlando con mio fratello, essendo che mio fratello era a conoscenza dei fatti e conoscenza di tutto, parlando con mio fratello per dire ci sarebbe da salvare a qualcuno, perché mio fratello gli avevo detto che c'era la possibilità che io stavo collaborando, volevo collaborare, era tutto un programma da vedere. E dico, se io faccio questo passo, eventualmente la situazione è in questo modo, che doveva dire che al posto di Vito Vitale c'era lui. E lo scioglimento del cadavere di Antonino Licaro in contrada Giardinello, nella proprietà di Francesco Di Piazza, e dire che la macchina era andata a prenderlo lui, comunque doveva giustificare la macchina che poi è stata distrutta, che era la Peugeot 306, se non ricordo male, del dottor Di Caro, e di conseguenza avrei smentito il Monticciolo con la dichiarazione mia e quella di mio fratello. Quindi per salvare chi in questo caso? Vito Di Piazza, Di Piazza e Vito Vitale. Di conseguenza ero costretto anche a salvare altre persone, ma che non mi interessava. Beh, la macchina, per esempio, chi l'aveva portata la macchina? La macchina l'aveva portata Giovanni Rina. Giovanni Rina, credo, assieme a Vito Vitale. L'hanno portata in contrada di Giammascia per poi distruggerla. Quindi avrebbe salvato anche Giovanni Rina, almeno per questo. Sì, dicevo. Però non per volontà. Ripeto, era di... veniva per effetto, non so se sono stato chiaro. Sì. Senta, ma lei sapeva o era in condizione di sapere che sia Chiodo che Monticciolo, per esempio per l'omicidio di Corleone, erano in condizione, avevano partecipato, erano in condizione di rendere dichiarazioni contrarie alle vostre? Sì. Cosa sperava di ottenere nel momento in cui c'erano? Siccome in particolar modo il Chiodo era l'unico che poteva andare in contrasto con Chiodo, ma siccome io conoscevo un po' la situazione processuale del Monticciolo, perché nel far ritrovare le armi non li aveva fatto ritrovare tutti, ma bensì una parte li aveva lasciati e non capivamo perché l'aveva lasciati, nell'accusare i vari componenti del fatto del Di Matteo aveva evitato il padre, quindi capisco giustificabile sotto il profilo umano, poi per la giustizia non è competenza mia. Lei mi pare che dice Monticciolo aveva dei punti deboli su cui io potevo attaccarlo. Per esempio aveva detto che la mia conoscenza con lui andava fino al 92, inizio 93, quando io con Monticciolo mi conosco all'87, c'erano tanti punti e che io l'ho fatto attaccare al processo Agrigento, che già sono depositati, quindi io avevo molti punti a favore per screditare la posizione di Monticciolo. E Chiodo invece? Chiodo, siccome rimaneva da solo, potevo benissimo con qualche confronto io e mio fratello di fargli cambiare idea possibilmente. Cioè questo era un po' il progetto, se potevamo riuscire a raccontare. E quindi restavate due contro due, mi pare di capire. No, due o tre contro uno. Inizialmente due contro uno e possibilmente pensavamo di tirare Chiodo dalla nostra parte per quello che mi chiedeva mio fratello, diventavamo tre contro uno. Ecco, quindi questo era un sistema praticamente per, lei dice, finalizzato a quegli specifici obiettivi, screditare Di Maggio da un lato, salvare altri collaboratori, quindi un utilizzo... No, salvare collaboratori. Salvare altre persone, mi scusi, ho sbagliato io, quindi un utilizzo strumentale delle disposizioni del codice a fini diversi chiaramente da quelli dell'accertamento della verità. Sì. Ma a parte questo, avete posto in essere degli altri artifici al fine di smontare le dichiarazioni dei collaboratori di Maggio in particolare? Guardi, artifici processuali sto parlando. Guardi, quelli che io mi ricordo 100% sono quelli che già ho elencato, di
vi stavo dicendo quello della cartella clinica. E di questo proprio dobbiamo parlare. Siccome poco fa lei mi ha bloccato. Sì, prima volevo chiarire l'altro aspetto. Io, siccome, ripeto, non avendo nessuna possibilità, perché essendo un uomo d'onore, e quindi non poter fare denunce, non poter fare nessuna cosa, dovevo trovare un sistema come poter attaccare la credibilità di Maggio. Perché, come ho detto, Di Maggio, quello che ha detto fino ad ora era la verità. Io sapevo che c'era ancora molto da aggiungere, come già vi ho detto in altre occasioni. Ancora, cercavo un sistema come meglio poter trovare un alibi forte per screditare il Di Maggio. E parlando, siccome io avevo un'amicizia personale con il dottore Salvatore Aragona, parlando con lui, prospettandoci la situazione di mio fratello che lo stava accusando innocentemente e che Di Maggio se la stava prendendo con la famiglia Brusca e che li stava coinvolgendo tutti, cioè in qualche modo coinvolgo il dottore Salvatore Aragona con un atto di cortesia, cioè lo coinvolgo per fargli capire che stavamo subendo un'ingiustizia. Scusi, lei era latitante all'epoca, sì. No? Ecco. E con, dove si incontrava con Aragona? Ma io con Aragona, ripeto, mi sono incontrato ad Altofonte, mi sono incontrato a Partenico, mi ci sono incontrato dove mi capitavo, lo mandavo a chiamare e mi incontravo io con il medico Aragona. Va bene. Quindi però cosa... un'amicizia che noi conoscevo, che io conoscevo da libero, da molto tempo. E allora, cosa chiese lei ad Aragona? Che favore le doveva fare? Lì chiese a Salvatore Aragona se potevamo costruire un alibi, cioè tipo un ricovero, cioè quindi creare una cartella clinica dei documenti veri, però con fatti non veri, cioè falsi, però con documenti autentici, con documenti veri, cioè tutto doveva essere vero. Cerchiamo di parlare in termini adesso più reali e meno ipotetici. Suo fratello era accusato dal Di Maggio di uno specifico omicidio, in particolare... Di omicidio Filippi. L'omicidio Filippi. Suo fratello aveva partecipato all'omicidio Filippi. Sì. Ah, ecco. Quindi lo scopo qual era? Dimostrare che Di Maggio diceva il falso su suo fratello. Perfetto. Quindi costruire un alibi a suo fratello per il giorno dell'omicidio. Perfetto. Un falso ricovero. Perfetto. Cosa avete fatto in proposito? A un certo punto, come già ho detto, parlando con Salvatore Aragona, abbiamo parlato di trovare questo alibi, e Salvatore Aragona si è messo a disposizione nel senso, cioè, vediamo quello che posso fare, e gli do la data di quando si doveva trovare questo alibi e la malattia che si poteva accusare, quello che si poteva fare. Lui va in ospedale, va a cercare il registro e dopo giorni ci vediamo, dice, lo possiamo organizzare. Quindi organizza tutto lui, perché lui, non mi sono affidato altro, cioè lui ha preso il registro, lui ha fatto la cartella clinica, e lui ha creato tutto, mi ha portato i registri solo per farci allegare un foglio che era stato tolto. E quindi una cosa, di far rilegare un registro. Perfetto, rilegare, cioè slegare e poi rilegare, mettendoci il foglio originale per poter dimostrare tutto quello che era stato fatto. Cioè, sì. Quindi registrato, scritto, firmato dai vari medici, tutto quello che era stato fatto. E l'aveva organizzato tutto il medico Salvatore Aragona. Sì. Ci fu qualcun altro esponente di Cosa Nostra che entrò in contatto con l'Aragona per questa vicenda? Esponente. Suo fratello in particolare? No, a conoscere questa vicenda ero io, mio fratello Enzo, Monticciolo, Michele Traina e Salvatore Aragona. Quindi l'Aragona si incontrò con qualcuno degli altri soggetti, con Monticciolo per esempio, con suo fratello, con Traina? No, stavo vedendo. Sì. Quando abbiamo completato l'opera burocratica, cioè posso dire le carte, quindi avendo completato la cartella clinica, i registri, quello che c'era da fare, c'era da operare, cioè perlomeno fare il finto
la finta operazione a mio fratello, perché se veniva arrestato poteva dimostrare che era stato operato e che c'è la ferita realmente c'era. Perfetto. Da questa documentazione medica sanitaria artefatta, che cosa risultava in particolare? Guardi, il termine tecnico non lo so dire, comunque una ernia, una cosa del genere. Quindi che suo fratello era stato ricoverato in ospedale? Al Civico, sì. Il giorno dell'omicidio Filippi? Perfetto. E che aveva subito un'operazione di che tipo, se lo sa? Ernia, ernia linguinale, una cosa del genere. Sì. Perfetto, andiamo avanti. E quindi, dopodiché, quando abbiamo sistemato tutta la documentazione, andiamo al ricovero. Del ricovero se ne occupa Monticciolo, il dottor Aragona e credo a casa di La Rosa Francesco, cioè l'intervento è stato fatto a casa di La Rosa Francesco, sono tutte e tre, compreso mio fratello, quattro. Che tipo di intervento è stato fatto? Ma credo che abbiano fatto solo un taglio e poi l'hanno ricucito all'ENCE, cioè per giustificare quello che era stato scritto nella carta alla clinica. Questa operazione la fece l'Aragona? Sì. A casa di La Rosa. Senta, circa le modalità della falsificazione di questa documentazione, lei cosa sa? Io so che ha lui curato, cioè, tutti gli aspetti, sotto ogni punto di vista, cioè non ha coinvolto nessuno, in quanto lui benissimo prendeva la cartella clinica, andava dal medico di turno, quello che era il responsabile. In quel giorno si faceva firmare la cartella in maniera insospettabile, senza che nessuno si accorgesse quello che stava facendo, quello che mi raccontava Salvatore Aragona. Scusi, questa operazione viene fatta dopo le dichiarazioni del Di Maggio. Sì. Quindi, in che fase del processo relativo all'omicidio Filippi, quando viene fatta questa operazione? Dunque, sì, il processo, se non ricordo male, andava al dibattimento. Si avviava per il dibattimento. Si avviava per il dibattimento. Se non ricordo male. L'omicidio non abbiamo avuto la possibilità di poterlo presentare nelle fasi preliminari. Perché non avete avuto la possibilità? Per scelta o perché non era ancora pronta? Guardi, se non ricordo male, al 99% perché non era pronta, ma pure che era pronta l'avrei sempre fatta presentare al dibattimento. Per quale ragione al dibattimento? Per avere un certo eco e cioè poter dimostrare davanti alla Corte, davanti a tutti, che quanto stava... era falso Di Maggio? Il Di Maggio stava accusando in particolar modo la famiglia Prusca e stava accusando i suoi nemici, al modo suo di dire, e scagionando qualche suo amico, quindi non stava dicendo la verità. Quindi diciamo che lo scopo vostro era certo sì quello di salvare Enzo Salvatore. Ma il progetto era più ampio. Ma il progetto era chiaramente più ampio. Sì. Era quello di minare alle fondamenta, sì, la credibilità di Di Maggio. Sì. E allora, torniamo un attimo indietro. Io volevo completare, sì, se non avevo altre domande. No, prego, poi io volevo chiedere qualche dettaglio sulle modalità. Siccome è stato detto sia dal Monticciolo che dal Calvaruso che io ho pagato soldi per questa attività, non ho dato una lira al dottore Aragona, ma è stato fatto semplicemente per pura cortesia, sotto mia richiesta. Il rapporto con Salvatore Aragona è del tutto personale, niente di lucro. Io a Salvatore Aragona gli ho prestato dei soldi, ma che me li doveva ritornare, e in particolar modo me li ho prestati parte io e parte mio cugino, che il Salvatore Aragona non sapevo che quelli che gli avevo prestato mio cugino erano anche i miei. Quindi non l'ha fatto a scopo di lucro, non l'ha fatto perché ha pagato chissà quale medico, quindi quello che ha fatto l'ha fatto in buona fede sotto mia richiesta. Buona fede è un concetto? No, buona fede nel senso non l'ha fatto per un fine... L'ha fatto a fine di lucro. Perfetto. Oh, questo è un modo, cioè, nel senso che io gli dicevo, sai, mio fratello è innocente, non ho come poterlo scagionare, e lui si è medesimato in questa parte e questo è quello che ha fatto Salvatore Aragona. Sì. Senta, visto che lei ha parlato, diciamo, fatto questa dichiarazione su Aragona, io le vorrei chiedere, ad Aragona lei ha mai chiesto altre cortesie?
Ma Aragona, oltre a questo fatto, siccome ripeto io lo conoscevo da persona da quando ero libero, parlavamo di tanti altri fatti, in particolar modo anche di politica, per quello che io ne potevo capire. Siccome lui era uno di quello che faceva politica, siccome io ad Alto Fonte potevo avere qualche po' di influenza, anche si parlava bene o male di fare politica, non fare politica, e io ho detto guarda, in questo momento per le cose come andavano a livello nazionale, regionale, anche ad Alto Fonte, è meglio che ti stai un pochettino lontano in attesa di nuovi eventi. Parlavamo di tutto, parlavamo di medicina, che io pensavo avevo pure bisogno di qualche cura e mi aiutava. A livello di politica le chiese mai qualche favore? A un dato punto, come già gli ho detto in altri verbali, c'era il movimento Sicilia Libera che era in atto e gli chiedo, dillo anche a lui, di andare in questa segreteria o in questa sede della Sicilia Libera, ci si faccia con Dino Comparetto, vedi come puoi fare per andarci e vai a vedere un pochettino che si tratta, che non si tratta, come si stanno organizzando. Due cose, Bruce. Chi è Dino Comparetto? E due, che cosa è Sicilia Libera? Dunque, Sicilia Libera è un movimento politico che credo abbia creato Tullio Cannella e che poi stavano sfruttando con Leo Luca Bagarella, cioè quindi un movimento politico. Che scopo aveva questo movimento? Lo scopo era quello di poterlo attuare sempre a fine di sfruttarlo per Cosa Nostra, per avere dei benefici. Cioè, non so dire, essendo che i vecchi contatti erano finiti, si cercava di crearne nuovi con una nostra forza tutta sana. In sostanza era questo il principio di fondo. Ok, però pensando che c'erano delle persone competenti nel portare questo progetto avanti, perché io non conoscevo il Cannella, non conoscevo gli altri, c'erano altre persone che stavano andando avanti, o perlomeno conoscevo il Cannella, però non lo individuavo quello che poi ho saputo chi era. Ok, invito al Salvatore Aragona di andare con Dino Comparetto in questo movimento e rendersi conto un pochettino di come andavano le cose, perché io non sapevo come erano andate le cose, cioè come andavano le cose, perché a me era stato chiesto di mandarle delle persone di notevole spessore per poter portare acqua al mulino, cioè quindi fare attingere delle persone per portare voti, dare forza a questo movimento, cosa che io ho fatto, però non sapevo come veniva gestito. Che mandando Salvatore Aragona in questo movimento politico, dopo ci siamo rivisti, mi dà la risposta e mi dice, perché con me non si limitava a niente, perché parlavamo tranquillamente senza nessun problema, e fu l'unico che mi ha detto, cioè, guarda, cioè, sei in mano a persone incompetenti, sei in mano a persone di poca professionalità. Dici, guarda che a momento, per quello che tu mi stai dicendo, per quello che le avevo spiegato, dice, guarda, a momento saranno scoperto, cioè la magistratura ci metterà le mani sopra e a momento sarà bruciato. Quindi vedete che Sicilia Libera era, mi faccio capire, una specie di partito mafioso. Sì, si stava, per come lo stavano impostando era tutto un partito mafioso, non è che c'erano delle persone di un esponente politico di un certo rilievo, c'erano tutte persone vicino a noi che andavano a influire in questo movimento, quindi qualsiasi lei ha parlato di Leo Luca Bagarella. Sì. Ma questo movimento faceva capo direttamente a Leo Luca Bagarella? Guarda, a crearlo era stato Tullio Cannella, poi Tullio Cannella con Bagarella, e a me Bagarella mi chiede aiuto di poter mandare delle persone per poter portare voti, per prendere contatto, allargare, fare altre sedi nei vari paesi, cioè di creare un'attività politica a tutti gli effetti. Tanto qua non è oggetto di questo processo, sì. Non è il caso di andare oltre. Lei mandò Aragona, diciamo, come esploratore. Sì, quindi mando Aragona come esploratore. La risposta che mi viene dopo questa esplorazione che l'Aragona fece, dandomi esito negativo, almeno dal suo punto di vista, e io da quel momento in poi mi sono tirato indietro, infatti non mi sono più interessato
del movimento Sicilia Libera, perché capivo che era una mina vagante che prima o poi sarebbe scoppiata. Senta, quindi lei di Sicilia Libera non se ne occupò? Da quel momento in poi, detto il suggerimento di Aragona, non me ne sono più occupato. Aragona le fece qualche altra cortesia oltre a quelle di cui abbiamo parlato? Ebbe altri rapporti con Aragona al di fuori di queste? Guardi, io soffro di lamboesofagia, cioè una ernia al disco. Siccome c'è stato un periodo che io soffrivo a livello che zoppicavo, e assieme a lui mi sono andato a fare un attacco, ma solo per motivi medici. E questo, cioè quando io mi soffrivo, cioè avevo dei problemi, mi chiamava lui per farmi curare. Va bene. Senta, ritorniamo un attimo alla cartella clinica, delle modalità proprio tecniche di falsificazione. Io volevo chiederle anche tutta una cosa, l'omicidio Filippi, se vado un po' a memoria, dovrebbe essere intorno al 1989. Queste vicende della falsificazione della cartella clinica, almeno secondo l'imputazione che noi abbiamo elevato, risalgono in epoca anteriore prossima al 2 giugno del 1994. Quindi come faceva Aragona a far firmare a medici inconsapevoli, se lei lo sa, dei documenti che portavano le date di 5 anni prima? Essendo che Salvatore Aragona era un professionista e conosceva tutti i medici che lavorava lì dentro, quindi per quello che mi dice Salvatore Aragona, cioè con inganno si presentava dal medico che 5 anni prima o che aveva fatto quell'intervento in anteprima e gli faceva firmare la cartella. Siccome avendo fiducia nella persona, cioè i medici che firmavano la cartella clinica, avendo fiducia nel Salvatore Aragona, firmavano senza nessun problema. Questo mi diceva Salvatore Aragona. Poi sia pubblico ministero, io non so realmente cosa sono andati fatti. Sì, comunque lei io credo in questa versione. Lei ha sentito mai parlare di scheda anestesiologica, di registri di sala operatoria? No, il problema è che se lo sapeva lui come funzionavano. Lei l'unica cosa diciamo che ricorda è questa necessità di rilegare, rilegare, non so se sia il termine esatto. Perfetto, il rilegamento del foglio che doveva inserire nel registro. Quindi a sostituzione di un altro? Sì, di quello originale. Che poi è sempre un originale. Quindi era un foglio, diciamo, di quelli del registro, però sì, in cui si riportava il ricovero di suo fratello. Sì, tant'è vero che io, avendo questo registro in mano, mi sono adoperato a farlo imbrunire, cioè al sole, farlo invecchiare, perché si vedeva che era nuovo. Quindi mettendolo per un mezza giornata, un paio di giorni, ci ho perso un paio di giorni di tempo, l'ho fatto diventare dello stesso colore dei vecchi fogli che c'erano. Quindi fu inserito un foglio che però, diciamo, visivamente si vedeva che era un po' più nuovo rispetto agli altri. E lei lo mise al sole per farlo. Sì. Va bene. Presidente, se possiamo fare una piccola sospensione, perché io poi cambierei diametralmente argomento. Il Ministero lo ritiene utile. No, un goccio d'acqua volevo bere, Presidente. L'udienza è sospesa per 5 minuti. Prego. Anche per sapermi regolare, i programmi per mercoledì e giovedì, quali sarebbero? Dipende un poco da quello che il pubblico ministero intende perseguire. Perché io credo che a questo punto forse riusciremo stasera a finire l'esame del Brusca, per non andare oltre. Poi? Domani chi c'è? Domani era prevista l'audizione di Enzo Brusca. E non viene? No, non viene, Enzo Brusca arriva tranquillamente. Poi giovedì però... Ma domani quindi... Giovanni Brusca non c'è per fare no, contestare. Domani Giovanni Brusca è impegnato, è stato citato da altra corte. Quindi dobbiamo necessariamente rinviare il controesame ad altra data. Sì. Va bene. Presidente, ma giovedì c'è disponibilità dell'Aula per udienza o no? Per sentire chi? Chiodo e Grigoli. Il controesame di Enzo Brusca, che non so se riusciamo. O comunque per un'eventuale protrazione del... Purtroppo la Corte Fiorentina di mattina ha videoconferenza, qui quindi non possiamo utilizzare l'aula, la possiamo utilizzare di pomeriggio. Quando? Giovedì pomeriggio. Però i difensori hanno qui manifestato delle perplessità perché sarebbero impegnate per venerdì, credo, nel processo Bonomo, mi pare. Sì, Presidente. Sì, a Roma, Presidente.
Anche il pubblico ministero è impegnato nello stesso processo. Grazie, avvocato.